Un esame di maturità in piena regola. Il derby lombardo fra Metelli Colonia e Cassano Magnago è un banco di prova per entrambe. Una sfida in grado di dare la dimensione di queste due realtà in un campionato, quello di Serie A1 maschile, che cerca i suoi equilibri e le sue protagoniste. Quinta giornata di regular season, Palasport di Colonia, da Matteo Aldamonte. Una buona serata e una buona serata al mio fianco qui a Pierluigi Di Marcello. Ciao Gigi. Ciao Matteo e ciao a tutti. È un derby, l'abbiamo detto, è una partita importante per entrambe. Il Colonia deve recuperare dopo due sconfitte consecutive. Il Cassano Magnago, in un momento di forma invece stratosferico, ha vinto tre delle ultime quattro gare battendo Fasano e Bressano. Sì, quando si dice derby lombardo non è mai una cosa scontata, è una partita sentita sia in campo che sugli spalti. Due squadre che stanno attraversando un ottimo momento di forma, in particolar modo, come dicevi tu, il Cassano Magnago. Il Cassano ha portato in cascina due importanti vittorie contro il Fasano, campione d'Italia, e contro il Bressano, semifinalista lo scorso anno del campionato di Serie A. Siamo qui, sicuramente sarà una partita vibrante, una partita emozionante, due società che hanno fatto della politica del settore giovanile un fiore all'occhiello. Questa sera vedremo in campo tantissimi giocatori dei rispettivi vivai. Questo è un bellissimo vedere. Assolutamente sì, e vediamole le formazioni. Iniziamo partendo con l'aiuto della grafica dalla formazione di casa del Metelli Colonia, allenata da coach Filiberto Cocuzza, con il numero 21 Manenti, numero 12 Signorini, numero 97 Tiav, numero 3 Cantore, uno dei due nuovi arrivati, numero 4 Mercandelli, numero 14 Mazza, numero 19 Barbariga, numero 20 Piantoni, 35 Battel, 43 Soldi, 52 Manenti, 58 Davide Lancini, 72 Luca Mombelli, l'altro nuovo arrivato, numero 84 Marco Bobicic. Questa la formazione del Metelli Colonia. Fronte opposto il Cassano Magnago del giovanissimo Davide Colec, con il numero 1 Ivan Ilic, numero 12 Monciardini, numero 96 Luoni, numero 2 Ivan Scisci, numero 5 Fantinato, numero 10 Alessio Moretti, numero 30 Bassanese, numero 45 Dimitri Gallazzi, numero 48 Denis Gallazzi, numero 72 Possamai, numero 77 Dorio, numero 80 Bortoli, numero 19 Saitta, numero 20 Sascha Milanovic, numero 23 Lamendola, numero 33 Marco Cenci. Come detto, il tecnico della formazione cassanese è coach Davide Colec, a dirigere l'incontro la coppia arbitrale formata dai signori Simone e Monitillo, entrambi di Altamura, coppia internazionale, coppia che peraltro è stata protagonista di un'ottima notizia in settimana, designazione infatti in Champions League. Non accadeva da 20 anni per una coppia arbitrale italiana di tornare, di arbitrare nella più prestigiosa competizione per club. L'ultima volta era toccato nel 1998 la coppia arbitrale Masi e Di Piero. Il delegato al tavolo è il signor Fabian. Tra pochissimo il fischio d'apertura per Luigi in un campionato di Serie A1 maschile che sta dando segnali molto interessanti alle spalle di Bolzano e Conversano, che sono le due protagoniste per ora. Per quanto riguarda la vetta, c'è un Trieste che ha piazzato il poker ieri, quarta vittoria consecutiva in una prova importante in casa del Gaeta. Trieste in stato di grazia, splendidissime le sue prestazioni, capocannoniere tra le sue fila Lekovic. Ricordiamo oggi una curiosità: il Colonia seconda difesa del campionato, al momento 93 gol subiti, e dall'altra parte con il Cassano Magnago troviamo Alessio Moretti, al momento occupa il quinto posto della speciale classifica dei marcatori, l'unico tra i top 10 in questo momento in Italia. Per quanto riguarda questa sfida, naturalmente vedremo 29 gol per lui, 29 gol all'attivo per Alessio Moretti. Vedremo se il figliol prodigo, possiamo definirlo così assolutamente, perché è rientrato quest'anno a vestire la maglia del Cassano Magnago, lui che è un prodotto del vivaio e che è reduce da due stagioni al Bolzano con uno scudetto vinto, è sicuramente l'elemento di punta di questa formazione. Ritorno nelle fila del Cassano Magnago anche per Luca Monciardini, che peraltro è un ex di questa partita. È iniziata la gara, attacca da sinistra a destra dei vostri schermi in maglia amaranto il Cassano Magnago, si difende in maglia grigio fucsia il Colonia, con il primo possesso della partita per la formazione cassanese. Vediamo Bobcic, che è un, come dire, un fiore all'occhiello per la difesa, l'uomo di punta del Colonia, che quest'anno sta dimostrando tutto il suo valore, soprattutto nella fase difensiva. Giocatore che è arrivato dall'esperienza pugliese, delle noci pugliese d'adozione per la verità, Marco Bobicic, montenegrino, che però ha vestito
le maglie di Fasano, con la quale è arrivato nella stagione 2010-2011, poi Conversano e Noci infine. Attenzione all'attacco del Cassano Magnago con Marco Fantinato, che ha provato a farsi largo nelle maglie della difesa del Cologne. Marco Fantinato è un ragazzo del 98, uno dei tanti per la verità prodotti del vivaio della formazione castanese. Alessio Moretti all'incrocio dei pali ci fa subito vedere di che pasta è fatto. Mamma mia che gol di Alessio Moretti, tutta la sua potenza fisica, tutta la sua tecnica, e scaglia un missile sotto il set del palo lungo della porta difesa da Manenti. Assolutamente imparabile la conclusione di Alessio Moretti per Nicolas Manenti, sbloccato così il punteggio 1-0 in favore di Cassano Magnago, rete che porta la firma del terzino classe 94, punto fermo anche della nazionale allenata da Riccardo Trillini. Difesa molto aggressiva quella di Cassano Magnago, aggressivissima, vediamo quasi a centrocampo sale anche Moretti, è una 4-2, quasi una 4-2 con il centravanti e soprattutto il secondo che sale, tanti spazi dietro per portare all'errore l'avversario, esatto. Come in questo caso con Thomas Bortoli a fare tanto lavoro lì davanti, impiegato appunto come centroavanti questo ragazzo giovanissimo, classe 2002, uno dei millennials delle meraviglie che questa estate hanno portato la nazionale italiana under 18 alla vittoria dei campionati europei di seconda divisione con la qualificazione agli europei di prima divisione del 2020 per le categorie under 18 e under 20. Cartellino giallo intanto nelle fila della Cologne, cartellino giallo per Pablo Cantore, scelta diversa per il mister Kokuza che parte in difesa con una 6-0, per la verità non molto piatta, 6-0 molto mobile per l'appunto quella di Cologne. Ci ha provato Fantinato il tutto però a gioco fermo, inquadrato proprio Marco Fantinato, Lamendola fa ripartire l'azione dai 9 metri. Attenzione a Milanovic che se ne va con un tentativo di scarico proprio sul suo pivot, il pallone è terminato sui piedi della difesa del Cologne, si ripartirà da un 9 metri a beneficio ancora del Cassano Magnago che era già rientrato nella fase difensiva, si è messo però il piede della difesa Francia Cortina a riconsegnare palla al Cassano. Attenzione a Moretti che ha spazio per alzarsi, il pallone per Milanovic, aveva forse spazio per il tiro Voletti che però non se l'è sentita di scagliare questa volta la sua conclusione, 9 metri, Lamendola ancora un po' frammentata questa azione d'attacco del Cassano Magnago, si è alzato proprio il braccio del passivo, attenzione a una volante completamente fuori misura di Fantinato, una serie di rimpalli però favorisce ancora Cassano, la palla dentro per Lamendola, cambio di possesso per la segnalazione di passivo e non c'è davvero tempo per respirare perché vuole subito attaccare Cantore per il Cologne, la palla dentro sul pivot, serie di errori, fase confusionaria della partita e poi si può ripartire con ancora Fantinato che va in palleggio, la palla per Milanovic e alla fine arriva quel passaggio a Lamendola, ci ha provato 3 volte Milanovic e ha ottenuto un tiro dai 7 metri. Lamendola usa tutta la sua potenza fisica, tutta la sua prestanza fisica per guadagnarsi questo importantissimo tiro dai 7 metri. Buona la palla sulla linea da parte di Milanovic, l'importanza del pallone schiacciato e ha trovato ben posizionato il pivot. Attenzione ad Alessio Moretti, 2 su 2 al tiro per Moretti che si sblocca anche dalla linea dei 7 metri, 2-0 il punteggio con poco più di 5 minuti, poco meno anzi di 5 minuti che se ne sono andati al Palasport di Cologne in un derby che lo scorso anno è stata sfida importantissima nel campionato di Serie 1, gara dei play-out per l'accesso al girone unico nazionale di quest'anno, ritorno al girone unico a 14 squadre per la massima serie della pallamano italiana, le migliori 14 in assoluto a sfidarsi per il tricolore, per il titolo italiano, il 50° scudetto nella storia della pallamano italiana. Ci ha provato ora il Cologne con Daniele Soldi che è stato ammonito e che è stato fermato fallosamente da Scisci, il quale è stato ammonito. Attenzione ora a Mazza, un incrocio, vediamo se il Cassano Magnago riesce a recuperare questo pallone, ci riesce invece in qualche modo a difenderlo Marco Bobicic che subisce fallo, buona la difesa di Cassano. Deve muoversi più senza palla il Cologne, deve provare anche degli inserimenti perché è l'unico modo, ecco, ci aveva provato Cantore, sì, l'azione era più che positiva quella che aveva portato al tiro Cantore che poi eccessivamente lezioso però in questa conclusione appoggiata sopra la testa di Moncettini, palla che si stampa sulla traversa, altro errore per Cologne, il dato di fatto è che con 5,5 giocati la formazione di casa non ha ancora trovato la via del gol, però questa è la strada giusta, tanto movimento senza palla, inserimenti nelle maglie difensive per non dar punti di riferimento alla formazione del Cassano Magnago.
Fantinato, Lamendola che gioca d'appoggio, lascia palla nuovamente a Fantinato, Milanovic per accelerare improvvisamente, Alessio Moretti sul primo passo, ancora una grande giocata, sta sfoderando il meglio del suo repertorio, ha preso una palla, ha arpionato una palla praticamente persa contro le forze di gravità, riesce a prendere quella palla e per la verità un tiro non è parso imprendibile, non era fortissimo ma probabilmente il portiere non si aspettava. Gigi Kolec sarà soddisfatto, ma a mio avviso sorride anche Riccardo Trillini per un Moretti così. Eh sì, Moretti oramai pedina inamovibile della nazionale italiana e chiaramente vederlo in questo stato di forma non può che far piacere. 9 metri con l'attacco nelle mani del Metelli Colonia, Lancini fa ripartire l'azione, il pallone gestito da Mazza e la conclusione di Mazza ben neutralizzata da Luca Monciardini che fa ripartire subito l'azione del Cassano Magnago, si muove centralmente Moretti che lascia con un incrocio a Fantinato, la palla larga per Milanovic e poi Moretti preferisce abbassare i ritmi e riorganizzare la fase d'attacco del Cassano Magnago che cerca molto la rimessa veloce, la seconda fase in modo particolare. Tant'è vero che Sciscia segue in seconda fase l'andamento della sua squadra e solo dopo effettua il cambio. Per ridare spazio poi sulla linea alla Mendola, segnalazione di passivo su questo attacco del Cassano Magnago, fallo per Alessio Moretti che può ripartire con la sua squadra dai 9 metri. Bisogna ricominciare però dal punto esatto in cui è avvenuto il fallo, Moretti era già pronto a puntare la difesa di Cologne. Gallazzi, la palla per Milanovic ma ancora un cambio di possesso su una nuova segnalazione di passivo e ora c'è un 2 minuti per Marco Lamendola, un po' ingenuo forse per la eccessiva foga di, nel rientrare, nell'operare il cambio attacco difesa, non ha lasciato il pallone nel punto esatto in cui era avvenuta l'irregolarità. Questo gli è costato un 2 minuti, prima sospensione temporanea della partita, prima superiorità numerica per il Cologne. E vediamo come gestirà questa superiorità numerica, se riuscirà a sfruttare questo vantaggio. Mazza. Soldi. Poi il pallone manovrato da Bobicic. Soldi, ancora Bobicic che finta la conclusione, scarica ancora su Soldi il pallone largo, attenzione a Cantore e la parata di Monciardini e adesso i minuti giocati sono 8 e la casella dei gol del Cologne è ferma a 0. Eh sì, Monciardini, secondo intervento, 2 su 2 per lui. Abbiamo visto che il Cassano, nonostante l'inferiorità numerica, non rinuncia ad una difesa particolarmente aggressiva e anche questa volta è riuscito a mettere in difficoltà una manovra d'attacco, per la verità, non particolarmente fluida. Ecco Sciscia che si fa vedere, gioca d'appoggio per Fantinato, Moretti, Milanovic, le finte di Moretti che improvvisamente cambia ritmo e va a propiziare il gol da parte di Thomas Bortoli. Rivediamo nel replay con la inferiorità numerica, il Cassano Magnago trova un'azione splendida, un'azione davvero ben costruita, c'è il time out chiamato da Filiberto Cocuzzo, time out obbligato per la verità sul 4-0 in favore degli avversari, ascoltiamo il tecnico di Cologne. Italia con blocco, Italia con blocco, ok? Andrea, tu sei in attacco, Andrea in attacco, cambia con Mazza, Marco, Daniele. Italia allargate a sinistra, bene Marco, forte qui. Andrea forte, lancio, blocco, Andrea cerca di entrare qui, cerca di entrare, Daniele devi stare largo, attento anticipo, se esce un attimo sei qui. Il problema è dobbiamo avere pazienza in difesa, dovete fare fallo, sono uno in più, allora uno in meno, giocheranno su parte destra, cazzo scala, dobbiamo stare un po' qui verso sinistra, non dobbiamo perdere gol destra, in attacco tiro 100%, dobbiamo segnare. E pugno giocato un po' altra parte, lancio passa sempre dietro, dai. Tante le indicazioni per il mister Cocuzza, soprattutto nella fase d'attacco vuole allargare la difesa del Cassano, terzini larghi, incroci, cercare di creare spazi soprattutto verso il centro per facilitare l'ingresso e le penetrazioni per tiri sicuri e soprattutto vuole gol, tiri facili. Bisogna metterla dentro. E c'è sicuramente una variabile importante, Luca Monciardini, portiere classe 95 lo scorso anno
faceva coppia con Mattia Lupo, finale scudetto con la maglia del Conversano per lui, è tornato a Cassano Magnago e stavolta però viene superato al tiro, arriva il primo gol della partita, rete realizzata da Barbariga in posizione di ala destra per il Colonia. Sì, sì, Barbariga aveva tanto spazio, è esattamente quello che chiedeva Kokuz, allargare la difesa, e poi si è riusciti a penetrare dall'ala destra, tra l'altro un giocatore che Barbariga gioca fuori mano, è un'ala destra quindi da esterno ma con il braccio di tiro, il braccio destro. Nel gergo della pallamano, ecco appunto, sì. Lì è più facile vedere un giocatore mancino sul quel lato del campo, invece Barbariga è stato comunque bravo, come era stato bravo in quest'ultima azione Marco Fantinato a liberarsi della marcatura dell'avversario, aveva la possibilità di concludere da posizione abbastanza agevole, ha comunque subito un fallo, una irregolarità che permette al Cassano Magnago di gestire il pallone dai 9 metri. Attenzione ad Alessio Moretti che va in palleggio perché è coperta la linea di passaggio, Fantinato riceve molto distante la linea dei 9 metri, segnalazione di passivo su questo attacco del Cassano, il tiro da parte di Alessio Moretti un po' forzato stavolta perché appunto affrettato in relazione alla segnalazione di passivo che aveva ricevuto la sua squadra, tiro al lato, e stiamo notando Pierluigi come il Cassano Magnago sia già finito per la terza volta sotto passivo, a tempi d'attacco piuttosto lunghi. Sì, tempi d'attacco piuttosto lunghi, vuole arrivare a spostare, a cercare spazi in questa difesa particolarmente densa che ha una grossa densità, una grossa unione, e lo può fare solamente facendo circolare la palla ai limiti del passivo. Perde l'attimo Bobicic nello scarico, è molto bravo comunque dall'altra parte Mercandelli che trova lo spazio e riesce a realizzare, Mercandelli che ha sostituito Cantore. Attenzione all'attacco, mentre avevamo rivisto in precedenza il gol di Mercandelli, ora c'è il pallone gestito dal Cassano Magnago, ha segnato un mini break, un controparziale il Cologne con cui è riuscita a portarsi sotto di 2, 4-2 il punteggio, c'è un 2 minuti nelle fila della formazione del Cologne. Ci sarà perciò una situazione di superiorità numerica per il Cassano Magnago. Seguiamo l'attacco con la palla larga per Fantinato, Bortoli che chiude ottimamente, grande tecnica questo ragazzo, giovanissimo, l'abbiamo già detto, in 2002. Grandi doti di salto, usa tutto lo spazio a sua disposizione, galleggia in aria, ha tutto il tempo per far spostare il portiere e trafiggerlo sul primo palo. Sul primo palo. Intanto 2 minuti sono stati assegnati a Foglia. Proprio Foglia che è costretto a osservare i compagni dalla panchina, attacca in inferiorità numerica il Colonia senza extra player, perciò con un giocatore in meno in attacco, resta Manenti in porta, tiene la difesa di Cassano 5-2 il punteggio. Soldi prova ad incunearsi centralmente, poi c'è un fallo ai danni di Marco Bobicic, 9 metri ancora Bobicic, le finte di Mazza che però rischia di perdere quel pallone, palla che gli era quasi scivolata via dalle mani. Intanto chiamato passivo, segnalazione di passivo e Soldi la risolve nel migliore dei modi, toglie le castagne dal fuoco all'attacco del Colonia all'incrocio dei pali, e mi ha tolto anche le parole di bocca perché stavo per dire Soldi ha tantissimi gol nelle mani, ancora non si era sbloccato, probabilmente un po' impacciato, un po' freddo l'impatto con il match, ma adesso se si sblocca Soldi sicuramente saranno guai per la difesa del Cassano. La palla subito per Moretti, ottima questa azione in particolar modo di Milanovic, ma questa si vede che è un'intesa provata e riprovata in allenamento. Sicuramente è uno schema che ha portato Moretti in penetrazione e sfrutta tutta la sua velocità, tutta la sua potenza e con tutta la rabbia, la frustrazione, probabilmente per recuperare il tiro sbagliato di prima. Questa volta nulla può Monciardini. Manenti. Monciardini invece deve difendersi dall'attacco del Cologne. Si fa vedere Lancini che però è costretto a giocare lontanissimo dalla porta. Ora Soldi è sempre con un giocatore in meno il Cologne. Aveva realizzato Soldi, rumoreggia il pubblico del Palasport di Colonia che voleva il gol,
tutto è avvenuto però a gioco fermo, c'era stato il fischio della coppia arbitrale. Voleva il vantaggio Soldi, che non è stato ravvisato dagli arbitri. Ottimo questo muro intanto di Sciscia, ha raccolto ancora palla Mercandelli che se ne va in azione solitaria, poi lo scarico, la palla dentro per Mazza, difesa in area, tiro dai 7 metri. Abbiamo visto Sciscia sfrutta tutti i suoi centimetri, tutta la sua prestanza fisica, è riuscito a stoppare quel tiro che altrimenti sarebbe stato, non so se imprendibile, ma sicuramente difficile. Decisamente violento, sì, assolutamente. E poi però disattenta la difesa di Cassano sul suo lato sinistro, sul lato destro dell'attacco del Cologne. E c'è stato lo spazio per la penetrazione e per un tiro dai 7 metri che Soldi va a realizzare con grande sicurezza. Appoggia questo pallone per un 6-4 delizioso. Eh sì, ma questo tiro dimostra tutta la sua sicurezza, tutta la sua anche padronanza tecnica del pallone, virgola, girella, chiamiamola come vogliamo, un tiro che sfida le leggi di gravità, batte a terra, cambia traiettoria e Soldi ne fa due e accorcia le distanze. 6-4 il punteggio, Moretti, Gallazzi, la palla per Milanovic, un incrocio con Moretti, tiene bene Soldi là in difesa, allora bisogna buttarla sulla linea dove Lamendola prova a ritagliarsi lo spazio in un fazzoletto di campo dove Foglia e Lancini fanno sentire tutta la loro prestanza fisica. 9 metri, ha rimesso in gioco Lamendola, Fantinato. Non si tira indietro Lamendola, sportellate per lui oggi. Il duro mestiere del pivot, quello di lottare sulla linea dei 6 metri, fallo su Fantinato, ancora Foglia particolarmente nervoso, o meglio aggressivo. Definiamolo così, ecco. Ha già un 2 minuti sulle spalle, ci prova Milanovic nel sorprendere Manenti con una conclusione, e anche qui ci mette del suo Foglia perché ha toccato Fantinato che non è riuscito a chiudere probabilmente come voleva indirizzare quel tiro, magari nell'angolino basso. Un quarto d'ora giocato alla Palasport di Cologne, 15:34 per l'esattezza sul cronometro, Cassano Magnago in vantaggio sul 6-4 in trasferta, pallone gestito da Foglia che ora lavora anche nella fase d'attacco. Ecco Foglia che prova ad accelerare improvvisamente, poi il pallone che era destinato a Barbariga ma il passaggio è poco preciso, il pallone è riconquistato dal Cassano Magnago sul rovesciamento, Marco Fantinato in uno contro uno e ottiene il massimo da questa azione, il gol e anche i 2 minuti per Lancini, altra superiorità numerica per Cassano Magnago. Devastante in ripartenza, devastante in contropiede, padronanza del pallone, del palleggio, grande automatismo nella fase offensiva, e Fantinato entra con una facilità estrema. Sì, Cassano Magnago dà l'impressione di avere, appunto, come hai detto tu, automatismi veri e propri nella gestione di determinate fasi della partita, soprattutto sulla seconda fase. Eh sì, questo si vede anche dalle poche palle perse, anzi per il momento una sola palla persa. Il pallone ora manovrato da Foglia che finisce nella morsa di Alessio Moretti. 9 metri, ha fatto ripartire l'azione Mercandelli, Soldi, nuovamente Foglia, il tiro è violentissimo in appoggio a sorprendere tutti. Difesa e Monciardini, sorprende tutti, sorprende la difesa che si è fatta trovare con le braccia basse, tiro che passa sopra la testa, Monciardini non lo vede partire, rimane basso con le gambe, può solamente raccogliere la palla in porta. 7 per chi attacca, 5 che per chi difende, Foglia, gran gol, assolutamente sì, davvero un gran gol, ottima l'intuizione soprattutto perché serve in primis quella per vedere la difesa con le braccia basse andare a concludere, poi serve anche grande tecnica. Ora il Cassano Magnago ad attaccare, Milanovic e l'anticipo cercato, nessuno ha toccato quel pallone, palla persa, il tentativo di anticipo di Barbariga ha mandato completamente fuori giri Moretti che poi ha perso di vista il pallone senza toccarlo, non l'ha toccato neanche Barbariga, palla correttamente assegnata al Metelli Cologne. Cambio di posizione tra Bobicic e Mercandelli, l'attacco gestito ora da Barbariga, è lontano Foglia dalla porta perché la difesa di Cassano Magnago è sempre molto molto mobile, ma Soldi in una improvvisa accelerazione si ritaglia uno spazio eccellente per andare a concludere. Si inventa un gol straordinario verso il fondo, dalla destra, è la sua posizione, riesce a schiacciare la palla sotto i piedi di Monciardini, quello che non si deve fare per il Cassano,
perché il Colonia in inferiorità numerica ha raccolto il più possibile, 2-0 di parziale. Solitamente dovrebbe essere il contrario e invece il Colonia ci ha sorpreso. Attacca il Cassano Magnago. Parità numerica ristabilita. Si è ripresa a giocare in 7 contro 7. Alessio Moretti prende la squadra sulle spalle, fa tutto da solo e c'è un altro 2 minuti, altra sospensione temporanea per Marco Bobicic. Il Cassano Magnago sta comunque ottenendo tanto da queste sue fasi d'attacco, dall'uno contro uno dei suoi terzini. Prima Moretti, poi Fantinato, ancora Moretti nuovamente e c'è un'altra sospensione temporanea. E comunque quando qualcosa non va, palla a Moretti, ci pensa lui. È già il 5° gol su 8 messi a segno dalla formazione di Cassano. Sta scalando prepotentemente la classifica marcatori. E guarda, se continua così entrerà sul podio. Guarda Lekovic che intanto la classifica sente il fiato sul collo. Assolutamente sì, Lekovic che la classifica marcatori la guida. Ieri altre 7 reti segnate dal giocatore montenegrino con la maglia del Trieste. Trieste che ha ottenuto, lo ricordiamo, la 4ª vittoria consecutiva ed è a ridosso proprio di Bolzano e Conversano. 40 gol per Lekovic. 40 gol per Božidar Lekovic. Attenzione alla conclusione, stavolta fuori misura di Mercandelli, il pallone è terminato alto. Cerca troppo probabilmente perché non aveva la posizione del corpo favorevole per poter provare quel tiro che non riesce a chiudere di polso. Scoordinato nella sua esecuzione e infatti il gol non lo premia. Ha cambiato tantissimo intanto Davide Kolec nel suo Cassano Magnago, sono entrati Dorio Bassanese, Saitta in posizione di ala destra e c'è anche Ilic tra i pali che ha sostituito Monciardini. Proprio Mattia Dorio ora prova un uno contro uno, ha subito fallo il terzino sinistro del Cassano Magnago. La sua conclusione, eccolo, un impatto con la partita perfetto così. Sfrutta tutti i suoi centimetri, nonostante le mani sul petto del difensore, riesce con la sua lunga leva a scagliare un tiro imprendibile che si infila sotto il 7. C'è anche un nuovo ingresso sul versante Metelli Cologni, è entrato Piantoni in posizione di terzino sinistro, ha sostituito Bobicic. Mercandelli, Foglia, si muove o almeno prova a farsi vedere Soldi, poi Piantoni, la conclusione insidiosa che con un rimbalzo davanti ai piedi di Ilic inganna l'estremo difensore del Cassano Magnago. 9-7. Chiede scusa Ilic, non irresistibile, non irresistibile questo rimbalzo, lo inganna, chiede scusa alla panchina, chiede scusa alla squadra e il Colonia si rifà sotto. Fantinato, Bassanese, Dorio per provare ad accelerare, Fantinato inamovibile nell'attacco del Cassano Magnago. Scisci pronto a far ripartire l'azione, anzi no, viene ordinato il cambio, sta uscendo proprio Scisci, entra Lamendola. Le indicazioni. Bassanese, esatto, va a prendere delle indicazioni dalla sua panchina. Il mister College gli vuole dare probabilmente due dritte per la gestione di questa manovra d'attacco. Fratello di Alessandra Bassanese che invece milita nella formazione femminile del Cassano Magnago, anche se è impegnata nel campionato di Serie 1. Brutto errore in questa azione del Cassano Magnago per dare il là al contropiede di Pablo Cantore che va a realizzare per il 9-8, con cui a 9 dal termine del primo tempo il Cologne torna sotto di un gol. Primo gol per Cantore, in contropiede, si invola, tutto nasce da un passaggio sbagliato di Fantinato, intercettato, il Cologne ringrazia e accorcia nuovamente, meno uno. Quasi annullato il gap, il divario che il Cassano Magnago aveva creato nel corso della fase iniziale di questo primo tempo. Pasticcia un po' Dorio, che infatti perde il pallone e ora è un momento particolarmente positivo per il Cologne. Chiede il fallo Dorio, però probabilmente non c'era, quindi palla nuovamente nelle mani del Cologne. Piantoni, c'è Bassanese che gioca da centroavanti, ha preso lui il posto di Bortoli in quella zona di campo in questo momento della partita, nella fase difensiva. Cantore,
praticamente nella sua metà campo. Il Cologne deve iniziare le azioni e la difesa di Cassano riesce sempre comunque a mettere in difficoltà la compagine di casa. Soldi, ma bisogna ripartire. Non si intendono i giocatori del Cologne probabilmente. Adesso si riparte dopo il fischio. Foglia, tanto movimento all'interno dell'area. Piantori sulla linea dei sei. Brutta palla persa anche in questo caso. Errore tecnico in fase di costruzione da parte del Metelli Cologne. Bassanese per accelerare la palla a sinistra su Dorio, che rischia di vedersi scivolare via il pallone e commette un fallo in attacco. Passi fischiati e c'è stato un cambio anche tra i pali del Metelli Cologne. È entrato Thiav con il numero 97. Errori un po' da una parte, un po' dall'altra. Fase un po' confusionaria della partita. Ammonizione per Davide Kolec per proteste sulla panchina del Cassano Magnago. Lo vediamo inquadrato. Tanta voglia di pareggiare da parte del Cologne, forse troppa veemenza, e sta perdendo tante palle. Fiato sul collo per il Cassano, che si sta innervosendo. Eravamo partiti 5-0, questo è il bello del derby, tutto da rifare, quasi tutto da rifare. Foglia, 9-8 il punteggio, 6 e mezzo da giocare, poi si va all'intervallo. Soldi con due pivot, il Cologne. Attenzione a Soldi che va in elevazione ma la consegna direttamente a Saitta, che forse perde l'attimo per far ripartire l'azione. Ci pensa Fantinato poi a servire Gallazzi in contropiede, che vola in cielo, osserva il movimento di Thiav, lo batte 10-8. Contropiede ben orchestrato dal Cassano Magnago per tornare sul più 2. Difesa, passaggio sbagliato, difesa, contropiede. Questa è la palla a mano. L'ABC. È l'ABC della palla a mano. L'azione perfetta. Soprattutto quella che non fa faticare la squadra. Esatto, esatto. Massimo risultato con il minimo sforzo. Giro di palla ora per il Metelli Cologne, che invece deve sforzarsi maggiormente per superare questa difesa sempre molto mobile del Cassano Magnago. Piantoni che va a puntare l'unico giocatore della sua stazza, probabilmente va a sbattere contro Scisci. Il tiro alto sopra la traversa cercato da Soldi, non va. Non riesce a chiudere il tiro Soldi, dopo il passaggio sbagliato adesso arriva un tiro sbagliato, tutto passa per le sue mani, un po' nervoso per la verità. Comunque è messo in difficoltà perché viene costretto a giocare fuori dai 9 metri. Intanto Fantinato aveva approfittato della disattenzione, dell'avventura difensiva di Piantoni, che era uscito in maniera quasi immotivata, si era creato lo spazio lì nel mezzo, è riuscito comunque in qualche modo Lancini a recuperare. Milanovic è rientrato come anche Moretti, eccolo il possesso di palla Alessio Moretti, poi il tiro di Fantinato in corsa, altro gran gol di Marco Fantinato, è un classe 98 che però ha grandi doti soprattutto caratteriali, fa sembrare tutto facile. Sì, tiro sul passo, potente, preciso, intuisce Thiav ma non riesce a deviare la traiettoria di quel pallone. Un Thiav che ha una mise particolare, perché utilizza insolita i pantaloncini, insolita per un portiere, utilizza i calzoncini corti. Entrato Marco Cenci con il numero 33 in posizione di centroavanti nella difesa del Cassano Magnago, aveva risposto bene ora Ilic alla conclusione della distanza cercata da Marco Bobicic. 4 minuti da giocare prima di andare negli spogliatoi per l'intervallo. Attenzione all'attacco di Daniele Soldi, che prova a liberarsi ma finisce nella morsa della difesa del Cassano Magnago. C'è il taglio di Mercandelli come doppio pivot, ancora Soldi per dare ritmo all'azione, il muro e poi vediamo se c'è spazio per un contropiede. No, Ilic preferisce ripartire da Moretti, che dialoga con Milanovic. Ancora Moretti, l'uno contro uno di Alessio Moretti, inarrestabile in seconda fase, tutto in velocità, e fermare un Moretti lanciato così in corsa è veramente cosa difficilissima se non impossibile. Abbiamo rivisto anche l'esultanza della classe 94. Intanto registriamo il secondo muro di Scisci in difesa, sta facendo sentire la sua presenza in un momento in cui Cassano Magnago è tornata a condurre sul più 4, 12-8. Attenzione a Soldi, la palla larga per Cantore che si prende la conclusione tra le gambe di Ilic e si sblocca dalla sua posizione Pablo Cantore. Sì, secondo gol per lui, un gol in contropiede e un gol dalla sua posizione di ala sinistra. Ilic allarga le gambe e Cantore lo punisce trafiggendolo.
12-9 il risultato, 27 minuti sul cronometro della partita. Attacca Cassano Magnago. Fantinato con ordine e con pazienza, la formazione in maglia amaranto. Moretti improvvisamente verso sinistra per portare Ceci alla conclusione. Dove ha messo quel pallone Ceci? All'incrocio. Un gol straordinario, controllo del corpo, tiro veramente imprendibile, usa tutti i centimetri che ha a disposizione, salta verso i 4 metri e supera Tiav. Questa sera per la verità i portieri non in giornata di particolare grazia, due parate per Monciardini e una parata per Manenti. Va a segnare Federico Mazza, bravo ad incunearsi nello spazio. Questa è un'arma su cui il Cologne deve poter puntare maggiormente, questo ragazzo originario di Crenna, classe 98, dotato di grande tecnica, ma Cologne ha bisogno dei suoi gol. Eh sì, non può puntare solo su soldi, deve avere anche delle alternative e lui è una validissima alternativa ai gol di soldi. Ilic, Fantinato, subisce fallo, 9 metri. Cici intanto rimane in attacco in posizione da pivot. Vediamo schierato sulla linea dei 6 metri, eccolo che riceve il pallone, si era mosso tra i difensori del Cologne, lo ha fermato Davide Lancini. Ilic vuole la volante per Moretti, legge ottimamente l'azione Soldi che poi è molto bravo a rimettere subito il pallone in gioco, a riconsegnarlo ai compagni, e il gol è di Marco Bobicic. Ma io do il 70% del merito a quella difesa di Soldi superlativa, perché non solo ha letto l'azione ma ha evitato l'invasione, ha fatto ripartire in volo la giocata dei compagni e poi ha segnato Bobicic. 80% del merito di questo gol è assolutamente attribuibile a Soldi. Hai alzato la mia percentuale. Ho alzato la percentuale. Bobgi ci ringrazia, usa anche la sua stazza, non velocissimo per la verità, ma non riescono a togliergli la palla, si invola e in sacca. E c'è stato anche un due minuti per Sciscì, se non vado errato. Il Cassano Magnago attacca con l'extra player, con Lamendola comunque posizionato sulla linea, chiuderà in inferiorità numerica il suo primo tempo. La formazione di Davide Kolec con il tecnico del Cassano Magnago che chiama un time out a 47 secondi dal termine del primo tempo, ascoltiamolo. Facciamo così, cambio più petto di pollo da Fantinato, va bene? Petto di pollo, se non va, fallo, giro di palla al volo per Tommy. Terzino destro, incrocio con te e tu al volo, è chiaro? Ehi, è chiaro questo? Ascoltatemi, una cosa importante, abbiamo il portiere fuori, quindi subito cambio, alla sinistra, terzino sinistro centrale, cambia, è chiaro? Cambia e torniamo in difesa senza spalle stupidi, è chiaro? Rimaniamo bene, concentrati, tieni la palla, tieni la palla, andiamo! Chiama uno schema con una finalizzazione volante probabilmente per sorprendere la difesa del Cologne. Vedremo se riuscirà il terzo tentativo di un gioco al volo, perché i primi due, l'ultimo l'abbiamo visto qualche secondo fa, non sono andati a buon fine. E quello dove Soldi è riuscito ad anticipare in maniera eccellente quella palla per poi far ripartire l'azione in contropiede della sua squadra. Gol di Bobicic, 13-11 il risultato. Attacca Cassano Magnago, vediamo se la formazione cassanese riuscirà ad eseguire quanto voluto, quanto chiamato dal suo giovanissimo tecnico Davide Kolec. Moretti, la palla per Fantinato che fa tutto da solo e lo fa meravigliosamente bene. 14-11, tutto da solo, uno contro uno, non riesce a fermarlo. No, non ha eseguito gli ordini del tecnico, no, ma va bene così. Sì, ha trovato tanto spazio, ha puntato l'uomo uno contro uno e non c'è stato bisogno di arrivare a quel gioco al volo. Gran palla di Soldi sulla linea dei 6 metri per Lancini, un bel passaggio in su e poi rivediamo nel replay Davide Lancini che va a segnare per il 14-12. Fantinato, pallone sul palo, attenzione a Milanovic che aveva un'ultima possibilità, pallone che termina alto, 14-12 al termine del primo tempo tra Cologne e Cassano Magnago, Cassano Magnago in vantaggio.
Sì, è una partita chiaramente vibrante, nessuno si è fatto ingannare da quella partenza così prepotente del Cassano. Sapevamo che il derby è una partita molto particolare dove il fattore emozionale gioca un ruolo di straordinaria importanza. Solo due i gol di differenza tra il Cassano e il Cologne, 12-14, vediamo che succederà nel secondo tempo. Tutti da vivere i secondi 30 minuti, noi andiamo in pubblicità, linea alla regia Milano e poi torniamo in diretta dal Palasport di Cologne con il derby lombardo, match of the week della quinta giornata di Alla 1 maschile di pallamano, a tra poco. Cassano Magnago avanti 14-12 contro il Cologne dopo i primi 30 minuti del match of the week, il derby lombardo valevole per la quinta giornata del campionato di Serie 1 maschile, su tutti uno dei protagonisti senza dubbio fino ad ora Alessio Moretti, uno degli azzurri della nazionale italiana che tra poco scenderà in campo per le qualificazioni ai campionati europei del 2020 con Massimo Petazzi, consigliere federale. Un appuntamento di fondamentale importanza per tutto il movimento primo europeo a 24 squadre, si aprono spiragli importanti anche per nazionali che non arrivano dalla prima fascia come quella italiana, ma soprattutto per nazionali in crescita. Esatto, noi stiamo puntando in questo girone a raggiungere il terzo posto almeno, perché ci darebbe la possibilità di lottare per quei posti delle migliori terze, calcolando che probabilmente Russia e Ungheria sono un po' fuori dalla nostra portata, ma non è detto che non si possa tentare qualche risultato, soprattutto nel corso delle partite casalinghe. A Padova il 27 ottobre sarà sicuramente un grande evento, una nuova grande prova organizzativa anche per la Federazione Italiana Gioco Handball, Chioene Arena di nuovo, tra l'altro per la prima volta con ingresso a pagamento, dunque per dare ancora maggiore importanza a quello che poi gli azzurri dovranno fare in campo. Certo, una grande sfida, anche se sicuramente il luogo prescelto ha già dato ampie garanzie dopo la partita della nazionale femminile contro la Serbia. E io ritengo che sia stata un'ottima scelta, sicuramente ci sarà una grande cornice di pubblico indipendentemente dal fatto che si farà un ingresso a pagamento. In campo questa sera però non solo giocatori interessati dalla nazionale seniores, anche tanti giovani per tornare a le belle emozioni di quest'estate, la qualificazione ai campionati europei Under 18 e Under 20 con la nazionale Under 18, ma non dobbiamo fermarci, la Federazione Italiana Gioco Handball non deve fermarsi, continuare a lavorare su queste giovani generazioni perché sono il futuro. Sì, esatto, la qualificazione è stata diciamo un po' fuori all'occhiello di questo prima parte del mandato, sicuramente siamo in crescita soprattutto a livello giovanile, dove riusciamo a combattere abbastanza bene anche con le squadre del primo ranking. Abbiamo dimostrato sul campo tutto ciò e poi con la qualificazione abbiamo sancito definitivamente questo avvicinamento alle prime posizioni europee. Ma nel frattempo le novità sono state tante, è il 50° anno della pallamano italiana, 50° campionato, ritorno al girone unico nella Serie 1 maschile, stiamo vedendo un livello più alto, tanto equilibrio, un campionato divertente. Sì, molto divertente, arrivare a 50 anni in una situazione come quella che stiamo vivendo oggi, dove il campionato a girone unico sta dimostrando di essere estremamente interessante ed estremamente equilibrato. Qui la palla è molto più rotonda che in altri sport e ho paura che già stasera si potrà vedere qualcosa in questo senso. Siamo ad ottobre ma dobbiamo passare alla spiaggia obbligatoriamente perché sono iniziate con la cerimonia d'apertura di ieri le Olimpiadi giovanili e questo è un altro grandissimo traguardo della pallamano italiana, l'Italia ha in aste di partenza nel beach handball a Buenos Aires. Sì, nel beach handball la nostra federazione sta facendo dei passi da gigante soprattutto a livello internazionale e a livello giovanile. Ci siamo guadagnati questo spazio alle Olimpiadi giovanili di Buenos Aires, sono convinto che si potrà tentare di fare un ottimo risultato anche lì per far bella figura. L'Italia che scenderà in campo, lo ricordiamo, dall'8 al 13 ottobre, girone a 6 squadre con gli azzurri che affronteranno i padroni di casa dell'Argentina, il Paraguay, la Croazia, il Portogallo e le Mauritius, con passaggio del turno per le prime 3 squadre, ma l'attualità ci impone di tornare al campo, 14-12 come detto tra Cassano Magnago e Metelli Cologne, tutti da vivere, sempre qui su Sport Italia, i secondi 30 minuti, linea alla regia Milano e poi torniamo in telecronaca con Pierluigi Di Marcello, a tra poco. Nuovamente in diretta dal Palasport di Cologne, 14-12 in favore del Cassano Magnago contro la formazione di casa del Metelli Cologne in questo match valevole per la quinta giornata del campionato di Serie 1 maschile. Dati interessanti dopo la prima frazione di partita in cui Cassano Magnago aveva cominciato sicuramente meglio, poi Cologne ha accorciato, dati interessanti, vero Gigi?
Matteo, se sei d'accordo possiamo prendere delle importanti spunti. Sono d'accordissimo. Importanti spunti nel leggere lo score realizzativo, perché la Metelli Colonia ha portato a referto ben 9 dei suoi atleti. E così sono distribuiti 3 gol per Soldi, 2 gol per Cantore e poi 7 atleti con una rete: Mazza, Bobicic, Piantoni, Mercandelli, Barbariga, Lancini e Foglia. Storia diversa in casa Cassano Magnago, perché a referto sono andati solo 6 giocatori e la stragrande maggioranza dei gol passano per le mani di Moretti. 6 gol per lui, 3 per Fantinato, 2 per Bortoli, 1 gol per Galazzi, Dorio e Cenci. Sale a quota 2 intanto Barbariga, perché va a segnare tra le gambe di Luoni. Questo è il gol del 14-13, anzi del 13-14, perché il Cologne torna così sotto di un gol. Nota per quanto riguarda la difesa di Cologne, marcatura uomo su Alessio Moretti. Eh sì, cerca così di arginare lo strapotere realizzativo dimostrato quest'oggi di Alessio Moretti. Per ora riesce a ricevere il pallone. Sì, ha cambiato idea. Ha cambiato idea. Kokuza, perché è rientrato sulla linea dei 6 metri in posizione di primo difensore, peraltro Federico Mazza. Giro di palla con il pallone gestito da Milanovic, ora Fantinato per Moretti che si muove centralmente, la palla per Fantinato, ancora Moretti che dà ritmo all'azione, va subito a sinistra per Milanovic. Il movimento di Lamendola manda completamente in confusione la difesa del Cologne e poi ci si mette la sfortuna, perché il pallone termina sulla traversa, sul tiro di Bortoli. Bello da vedere, peccato perché non è riuscito a realizzare, quindi il palo, anzi la traversa, nega la gioia del gol a Bortoli. Sempre estremamente alta la difesa del Cassano Magnago, vedete Bortoli praticamente a centrocampo. Bobicic prova ad andare dentro lui e Cassano può permettersi questa difesa anche perché dietro c'è Scisci che tiene tutti compatti. E il Cologne deve giocare tanto senza palla, cercare le penetrazioni. Sulla traversa anche il tiro di Bobicic, che si era liberato ottimamente dalla marcatura avversaria. Attenzione ora, per parte. Attenzione a Milanovic, il pallone per Fantinato che subisce fallo. 9 metri, solito cambio, rientra Lamendola per Scisci. Milanovic a tempo e modo per organizzare questa manovra offensiva il Cassano Magnago. Fantinato, Milanovic, poi nuovamente il pallone per Moretti. Milanovic che cambia improvvisamente versante d'attacco, torna tra le mani sicure di Alessio Moretti che subisce fallo. Fantinato, segnalazione di passivo. Milanovic prova a caricare lui la conclusione. Attenzione a Moretti, il tiro senza pensarci troppo sul muro. Atterra male Moretti, probabilmente mette il piede sopra il piede di Bobicic. Milanovic, murato il tiro, attenzione ancora a Moretti dalla distanza, da lontanissimo, colpisce la traversa a manenti battuto. 3 traverse, 2 per il Cassano Magnago, 1 per il Cologne, che poi con Cantore che fa impazzire il pubblico della Parasport di Cologne. Rivediamo nel replay la meravigliosa rete confezionata da Cantore. È un gol strepitoso, una girella imprendibile, riesce ad infilare il portiere sul suo lato sinistro, la palla rimbalza per terra, cambia traiettoria. La doppia ora, un po' pasticciato questo possesso di Cassano Magnago con Milanovic che si è lasciato scivolare via il pallone nelle mani. 14-14, ha impattato con quella perla da parte di Cantore il Cologne, che ora gira la partita con questo parziale 15-14. Prima la giocata di Cantore, adesso la concretezza di Foglia. 2 minuti per Moretti, è cambiata la partita. Che bello, si infiamma il derby lombardo. Porta consiglio l'intervallo tra primo e secondo tempo per il Cologne. 3-0 di parziale in soli 5 minuti, ribalta la partita 15-14, pallino del match in mano a Cologne. E time out chiamato da Davide College, tutto il contrario rispetto a quanto era avvenuto nel corso del primo tempo, dove l'inizio shock aveva imposto il time out a Filiberto Kokuz. Ascoltiamo College.
Cazzo, tu non pensate, mi hai detto, non si può vincere una partita così. Adesso facciamo così, ehi Sasha, Cici, tre sinistra, metti il pivot a destra e tu blocca il terzo, tu vai verso il centro, se puoi spara da fuori, va bene? Ehi, ma prima gira un po' la palla, ehi, l'ala destra lo sa, deve tornare, deve cambiarmi col portiere, ascoltatemi, ehi, siamo scesi di testa, per niente, per un cazzo! Per un cazzo! Dai, svegliamoci un attimo, se no è finita! Dai, oh, dai! Casano! Scuote in suoi il Mr. College. Vuole giocare con i pivot, vuole tenere basso il Cologno in difesa, vorrebbe riuscire a trafiggerlo con un tiro da fuori in velocità. Vediamo cosa succederà. Chiama a maggior attenzione i suoi, li vuole scuotere, perché, come ha detto lui prima in precedenza, non è la strada giusta per vincere. Time out sicuramente caloroso, animato, quello di Davide College. Colorito. Eh sì, nel linguaggio anche ha voluto richiamare l'attenzione dei suoi in un momento che sorride in modo particolare alla Cologne nel corso di questa sfida. 15-14, ricordiamo che il Cassano Magnago era andato sotto, era andato negli spogliatoi avanti, anzi sul 14-12 il Cologne è sotto di due reti. Attenzione ora perché la porta è vuota e il tiro di Cantore che va a realizzare per il 16-14. 4-0 di parziale, si è spenta la luce in questo casa Cassano Magnago. Questo è il rischio dell'extra player, se si sbaglia il passaggio è facile arrivare in porta con la porta sguarnita. Non è riuscito il cambio in tempo e il Cologne ringrazia e allunga più due. Vedremo se il problema sarà anche più radicale di testa, di atteggiamento di un Cassano Magnago che fino ad ora, dopo 5-12, sembra essere rimasto negli spogliatoi. Eh sì, fermo ancora al palo, quota 14, non sblocca il tabellino in questo secondo tempo. Milanovic ha provato Fantinato poi, che però è andato a sbattere contro Soldi. Cici, il pallone per Milanovic che si butta nello spazio e va a realizzare gol di Sasha Milanovic per il 16-15. In penetrazione, bellissima realizzazione per lui. Incunea. Riesce ad incunearsi, servono 5.40 dell'intervallo al Cassano Magnago per segnare il primo gol di questo secondo tempo. Attacco ora del Cologne. Mazza, cambio di posizione con Bobicic, Soldi che alleggerisce proprio per il Montenegrino. Attenzione a Cantore che ha spazio, Cantore, il pallone parato. Sceglie il tiro forte questa volta Cantore, non riesce a trovare lo spazio tra le gambe del portiere, però buona la realizzazione, l'esecuzione buona, l'azione costruita dalla formazione del Cologne. Bravo però Nicola Luoni, che è stata la terza scelta di College tra i pali, che ha alternato Monciardini, Ilic e poi Luoni, che sta dando maggiori sicurezze in questo momento della gara. 16-15 il risultato, 9 metri con Lamendola. Milanovic prova a buttarla sulla linea dei 6 metri, ancora per Lamendola, voleva un pallone recuperato il Cologne. È salita di intensità la partita, attenzione a questo giro di palla di Fantinato, poi il pallone per Moretti che prova a farsi vedere, il tiro di Fantinato che non sorprende Manenti, bravo Manenti a non lasciarsi ingannare dal rimbalzo beffardo del pallone. Attenzione a Mazza che va dentro, ancora molto bravo Luoni nella parata, vediamo se c'è spazio per un'altra ripartenza del Cassano Magnago. Moretti fa tutto da solo, Moretti arriva lui alla conclusione, il palo, poi Lamendola, che azione, mamma mia, del azione. Cassano Magnago, che bella partita, bella partita, azione interminabile, tante occasioni da entrambe le parti. Ci pensa su ribattuta Lamendola. A Luoni ci fa registrare la seconda parata consecutiva. Quanto è importante la parata del portiere in un momento così delicato del match. Due parate e il Cassano recupera due reti. Rivediamo questo bel gol di Lamendola, molto bravo. Attenzione a Bortoli che approfitta di una leggerezza e poi Manenti, una super parata di Manenti dalla linea dei 6 metri su un Bortoli a botta sicura. Bobicic! E si alza il volume del Palasport di Cologne per il 17-16. Il Cassano Magnago vuole subito la rimessa veloce con Fantinato, la palla per Milanovic, continua a dare respiro alla stazione il Cassano, la palla per Fantinato, lo scarico, attenzione al tiro di Gallazzi, rete, botta e risposta
per il 17-17, ripeto, che bella partita. Bella partita, il Cassano non si scompone per niente in attacco, adesso circolazione straordinaria, dà ritmo a quella palla, attaccano gli spazi e subito uno scalare per l'ala che realizza nel migliore dei modi, concretizza un'ottima azione corale. Pallone nell'angolo basso rispetto alla porta difesa da Vanetti, bravo Gallazzi dalla sua posizione a concretizzare, a trasformare in oro quanto creato dai compagni, ma è bravissimo anche Federico Mazza in questa occasione. C'è un due minuti per Ivan Sciscia sul 18-17 in favore del Cologne, superiorità numerica proprio per la formazione Franciacortina. Eh sì, adesso non ci voleva. Per il Cassano Magnago una inferiorità numerica alla quale ovviare con la soluzione dell'extra player, perché è uscito Luoni. E in un momento così delicato rimanere uno in meno non è il massimo della vita. 8:40 giocati, 38 complessivi nel corso della sfida, attacca il Cassano Magnago con l'extra player come detto, ma senza portiere, porta sguarnita per la squadra di Kolec, l'uno contro uno di Moretti, poi il pallone che non arriva a Fantinato perché Moretti permette ai suoi di rifiatare, si prende quel fallo dai 9 metri, ha già ripreso a giocare la Mendola, ora il pallone manovrato proprio da Milanovic e gran palla per la Mendola, ottima intesa tra i due, si cercano con lo sguardo e con il pallone più e più volte nel corso della sfida, stavolta l'intuizione è più del pivot a mio avviso che di Milanovic, perché la Mendola è stato bravissimo ad approfittare della disattenzione a muoversi e andare a prendersi quel fallo. Sì, quanto è importante muoversi sulla linea dei 6 metri, non dai riferimento a tutta la difesa e Soldi non può far altro che commettere fallo e da lì il fallo vuol dire tiro dai 7 metri. Luca Signorini tra i pali per il Cologne. Moretti lo batte con questa gran conclusione, pallone che colpisce la traversa, sceglie la via della potenza, della concretezza, Alessio Moretti, 18-18. Per la verità è la via preferita, è il live motive di tutti i suoi tiri questa sera, la via della concretezza, cerca la potenza senza disdegnare la precisione. La palla per Soldi che aveva approfittato di una difesa di Cassano Magnago non attentissima in questa occasione, ora si arrabbia Alessio Moretti con i compagni e ha ragione lui, perché effettivamente erano due i giocatori del Cologne in ritardo nella fase di rientro, bisognava spingere, i compagni non lo hanno seguito e Cassano Magnago ha perso probabilmente l'opportunità per un gol facile o comunque per un tiro facile. Eh sì, erano in difficoltà in manovra di ripiegamento difensivo, Moretti avrebbe voluto far male al Cologne in questo momento, non lo coadiuvano i suoi compagni di squadra, si ritrova da solo costretto a rallentare la manovra. Milanovic, Moretti, tutta la sua frustrazione, si è ripreso ciò che aveva lasciato un attimo prima, conclusione in corsa, aiutato anche un po' dalla copertura non eccellente questa volta di Manenti tra i pali. Sfortunato Manenti, tocca ma non riesce a deviare il pallone fuori dallo specchio della porta. E il bottino di Moretti sale a 8. E con questa rete, con l'ottava rete di Alessio Moretti, il Cassano Magnago è tornato in vantaggio. È arrivato il time out chiamato da Filiberto Cocuzza sulla panchina del Metelli Cologne. Andiamo con i nostri microfoni ad ascoltare Cocuzza. Apri troppi spazi lì quando siamo uno più, cazzo, uno più ci hanno fatto parziale, adesso facciamo così, 5-1 difesa, 5-1 difesa, facciamo pugno per Daniele, pugno 2 per Daniele, Pablo devi inserirti come un missile, Marco guarda pugno 2, tiri alla vita 1-1, pugno 2 Daniele stai largo, quello esce, lancio con tutta la calma, arrivi qui, aspetta, lui farà finta senza pala, tu blocchi qui, lui finta senza pala, attacca qui, terzo esce e si inserisce alto. Se non va bene questo, se sono 9 metri, torna subito ala e andiamo a tagliare alla destra e cominci 2 contro 2. E dovete ritornare dietro e chiudiamo questo cazzo di Le indicazioni di coach Cocuzza in un momento importante della partita con 19 minuti
e mezzo da giocare con il Cassano Magnago, che soprattutto ha rivoltato ancora una volta l'andamento della gara a proprio favore. Ricordiamo che il Cassano Magnago aveva chiuso i primi 30 minuti in vantaggio sul più 2, poi il Cologne era riuscito a rimontare e soprattutto a passare avanti fino al più 2, fino al 16-14. Adesso tutto è tornato in un sostanziale equilibrio, gara tutta da vivere con l'attacco del Metelli Cologne. Il pallone gestito da Mazza, poi si fa vedere Lancini, Bortoli sempre a chiudere le linee di passaggio come centroavanti, c'è un fallo e un 9 metri. Questo ha chiesto Filiberto Cocuzza, gli inserimenti in velocità dopo aver fatto circolare la palla. Soldi ora, Cantore, Bobicic si lotta per il pallone, fallo su Bobicic e segnalazione di passivo su questo attacco del Cologne. Vuole la conclusione Bobicic, che però poi finta un incrocio, lascia Mercandelli che da una posizione complicatissima tira fuori il classico coniglio dal cilindro e la mette dentro. Posizione improbabile, difficilissima, però controllo del corpo, anche se era un po' scomposto, riesce a con il braccio a trovare uno spiraglio lasciato sul primo palo, non completamente privo di responsabilità il portiere Luoni. E infatti con lui se la sta prendendo fuori dalle telecamere coach Davide Kolec, sulla metà del campo non interessata da questo attacco del Cassano Magnago. Fantinato, la palla per Moretti che poi va subito a destra dove gestisce il possesso Milanovic, fallo ai danni di Sasha Milanovic, 9 metri. E gioco che viene fermato per andare ad asciugare il campo della Palasport di Cologne. 19-19 il punteggio di questo match of the week, valevole per la quinta giornata del campionato di A1 maschile. Il Cologne in questo momento ha 4 punti all'attivo in classifica, 6 invece per il Cassano Magnago, che in caso di vittoria aggancerebbe Trieste al terzo posto, con Bolzano e Conversano che sono comunque certe di chiudere questo fine settimana in vetta, entrambe con 9 punti. Cambio di possesso su questo attacco da parte del Cassano Magnago. Mazza, Barbariga, Bobicic, l'uno contro uno da parte di Mazza, poi Bobicic che resiste alla carica di Fantinato, il quale ha rischiato più di qualcosa perché era leggermente in ritardo nella chiusura. Bobicic, il tiro in corsa, para Luoni che può far ripartire l'azione, attenzione a Moretti che alza la testa, vede il movimento dei compagni, poi Milanovic che va in uno contro uno, Milanovic arriva lanciato, la palla larga per Fantinato che sbatte contro Cantore, fallo e 9 metri. Luoni si fa perdonare quella ingenuità sulla posizione che ha permesso prima la realizzazione del gol di Barbariga. Salgono a 3 le sue parate importantissime in questa fase del match, negli ultimi 15 minuti, 19 pari. Moretti verso sinistra per Milanovic, fallo, frammentata questa azione offensiva del Cassano Magnago. Moretti, il cambio di posizione con Gallazzi, poi Milanovic, ancora Bortoli, la volante che stavolta riesce ed è un gol straordinario del Cassano Magnago per il 20-19. Replay, fantastico il gol di Alessio Moretti. Fase delicatissima del match, eppure prova una volante, questa volta riesce, gol spettacolare di Alessio Moretti. 9 metri per il Cologne, abbiamo rivisto il gran gol da parte di Alessio Moretti. Questa volta la traiettoria di passaggio è stata impeccabile e Moretti deve solo accomodare quella palla in rete. Al terzo tentativo. Eh sì, nel momento più delicato e più importante del match. Quindi ben per il Cassano. Poco più di un quarto d'ora prima di chiudere. Foglia, attacco con un incrocio che non va a buon fine. Moretti ha recuperato il pallone, attenzione a Moretti, fa tutto da solo Alessio Moretti che stavolta si è un po' intestardito,
ha parato Manenti con la palla che poi è terminata oltre la linea laterale. Può ancora attaccare il Castanova Magnago, aveva forse la soluzione Saitta a destra, Moretti. Sì, però un attaccante di razza come Alessio Moretti purtroppo in quei casi non vede altro che la porta, e questa volta però Manenti gli nega la gioia del gol con il secondo super intervento, porta a 4 il suo personale bottino. Pregi e difetti di un gran realizzatore. Eh sì, un po' di egoismo altrimenti. Possa mai, altro ragazzo della nazionale under 18 che ha vinto in estate, si vede lui in campo a far girare il pallone e poi la palla arriva a Marco Fantinato che realizza il più 2 del Castano Magnago. 21-19 il punteggio, c'è un fallo proprio di Marco Fantinato, l'autore del gol, che viene sanzionato con una 2 minuti, con una sospensione temporanea. 21-19 come detto, ma il Cologne ora ha l'opportunità di attaccare in superiorità numerica. Quarto gol per Fantinato, prima esclusione momentanea per lui in un momento, dicevamo, delicatissimo, però aveva ancora tantissima adrenalina in corpo, forse ancora troppo esuberante, si è reso protagonista di questo intervento scomposto che gli sono valsi 2 minuti e che crea lo spazio per Daniele Soldi per andare a realizzare. Bravo ad approfittare dello spazio di Possa Mai, e abbiamo rivisto nel rallenti il gol che ci è stato riproposto dalla regia coordinata da Marco Compagno. È arrivato il gol del 21-20 a 14 minuti dal termine della sfida, tutto in equilibrio. Specialità della casa per Soldi, gol importantissimo. Moretti verso sinistra, la palla era arrivata a Possa Mai che però commette un fallo in attacco ravvisato dalla coppia arbitrale, uno sfondamento fischiato a Massimiliano Possa Mai sul 21-20 per Cassano, ma adesso il Cologne ha la possibilità di andare a trasformare, lo fa con Davide Lancini, 2-0 di parziale contro break per rimettere tutto ancora una volta in equilibrio. Eh sì, e quanto è importante difendere in parità numerica, purtroppo questa volta il Cassano in inferiorità non riesce a coprire quegli spazi, anche perché geneticamente è predisposta a questa difesa aggressiva, e quindi sulla linea di 6 metri con i 2 minuti di Fantinato si trovano degli spazi, delle autostrade, e il Cologne ne approfitta. Possa Mai con un incrocio, la palla poi per Moretti, fallo ai danni di Alessio Moretti, 9 metri con Lamendola che ha già ridato in là all'azione d'attacco di Cassano. C'è il taglio di Bassanese sulla linea, vediamo Moretti che prova a divincolarsi, poi Scisci subisce fallo da parte di Bobicic. Scisci l'abbiamo visto prima a pivot, poi a terzino sinistro, adesso a centrale, adesso ancora a terzino destro, veramente un jolly per il Mister College. Prova la finta di tiro, intanto Massimiliano Possa Mai che viene fermato con un fallo, e Cassano Magnago che torna ad attaccare con Sasha Milanovic. Il tiro cercato da Moretti sopra il muro, palla che però termina anche alta sopra la traversa, fa ripartire subito l'azione ora Manenti. Vediamo questo attacco del Cologne, rischia Bobicic con il tocco però della difesa del Cassano Magnago che evita la doppia a Bobicic. Foglia stava facendo un pasticcio, Bobicic in caduta riesce a recuperare questa palla. Adesso un po' di respiro per lui. Con il punteggio che dice perfetta parità, 21-21 tra Metalli Cologne e Cassano Magnago. 12 e 27 da giocare. Adesso abbiamo visto Bobicic in panchina a prendere un po' di fiato. Mazza terzino sinistro. Foglia in questo momento si è portato in posizione di terzino destro, ma credo che sarà momentanea questa sua collocazione. Una fase dell'attacco del Cologne con Soldi che fa girare il pallone, agisce lui ora da centrale. Foglia che va a tagliare come doppio pivot. Infatti. Fallo su Soldi, 9 metri, ancora Foglia, le finte di Mazza che finisce a terra, è riuscito però a scaricare su Cantore. Cade malissimo. Sì, c'è stata la parata di Monciardini, 2 minuti per Scisci, per questo fallo su Federico Mazza. Credo sia il terzo 2 minuti per Scisci. E infatti
mano al cartellino, squalifica, cartellino rosso per Ivan Shishi. Ricordiamo brevemente il regolamento: alla terza sospensione temporanea da 2 minuti si va a casa e Shishi dovrà guardare la partita dagli spalti. Eh sì, guadagna la via degli spogliatoi prima del tempo. Lui, che è una presenza straordinariamente importante nella manovra difensiva del Cassano, è un baluardo, terzo in difesa, centro dietro in 5-1, è colui che regge, dà i ritmi, mette a disposizione tutti i suoi centimetri. Adesso vedremo come il Cassano riuscirà a risolvere questa importantissima defezione. Shishi non potrà più ovviamente rientrare, il Cassano Magnago dovrà comunque scontare questi 2 minuti di inferiorità numerica, poi potrà tornare a giocare in 7 contro 7 senza chiaramente Shishi, che è già andato sotto la doccia. Attacco per il Cassano Magnago, questa è una tegola senza ombra di dubbio per la squadra di Davide Kolec. Ha ricordato Pierluigi Di Marcello dell'importanza soprattutto difensiva di questo giocatore in un momento così delicato della gara, con il punteggio che dice 21-21. Attacco ora per Fantinato. Moretti con una mano raccoglie e segna un gol da grandissimo giocatore. Rivediamolo ancora, sì. Gran gol. Riceve ad una mano, si alza, un passo e tira sul primo palo, per la verità, quindi non privo di responsabilità Manenti, che infatti viene sostituito, probabilmente si arrabbia mister Cocuzza. Il tuo occhio da portiere di razza non tradisce mai, infatti è arrivato prontamente il cambio. Ora è quotidiano. Eh sì, ora manca la presa Lancini e dà modo al Cassano Magnago di poter attaccare. 22-21 il punteggio in favore proprio della formazione allenata da Davide Kolec, che ordina una serie di cambi. Rientra Saitta, entra anche Lamendola con Dorio, che ha preso il posto di fatto di Shishi come centrodietro. Eh sì, anche lui supera i 2 metri, quindi cerca così di supplire l'assenza di Shishi. Matteo, oh, passaggio sbagliato nel vuoto, palla alle ortiche, perché non si intende Moretti con il suo compagno di squadra. E poi va a segnare invece Barbariga, bravissimo a ritagliarsi lo spazio e a rimettere tutto ancora in parità. 22-22 a 10 minuti dal termine della partita. E quanto spazio si è ritagliato dietro Bortoli, che in questo momento si trova a difendere in posizione di primo difensore. Risale dietro, si piega, va in Eret e trafigge Mocciardini sul palo lungo. Milanovic, la sua finta, lascia sul posto completamente Foglia e batte Tiav da posizione agevole. 23-22, ma il Cologne vuole subito reagire alla rete del momentaneo svantaggio e lo fa nel migliore dei modi con Daniele Soldi. Parità nuovamente. Questo tiro è il tiro che ha nelle sue corde. Cambio di direzione, si alza d'un passo e tira. Matteo, adesso se ci sarà sicuramente maggior attenzione in questa manovra offensiva, perché hanno commesso troppi errori tecnici, hanno perso tante palle e infatti anche la manovra si rallenta per cercare maggiore precisione. E poi ci aveva, cercano soluzioni personali. Sì, ci ha provato Fantinato con i direttori di gara, che però hanno assegnato un 9 metri al Cassano Magnago, non convalidando la rete, che era arrivata comunque in una situazione di fallo da parte di Marco Fantinato, che ora può attaccare il pallone per Moretti, che prova con uno scavalcamento il servizio per Milanovic, che va a destra verso Fantinato ancora. Nuovamente Marco Fantinato fermato da Davide Lancini, difesa arcigna quella del Metelli Cologne. Si riparte dai 9, ancora sotto passivo però il Cassano Magnago, che ha allungato i tempi del suo attacco. Il pallone sul palo, sul tiro di Fantinato, che ha subito forse anche un colpo al volto al momento del tiro, ma si continua a giocare. Dall'altra parte sul rovesciamento Daniele Soldi, che ha preso per mano il Cologne. Attenzione ora, perché c'è un 2 minuti, 2 minuti per Milanovic. 24-23 con il cronometro che dice 51 minuti e 43 secondi, è un crocevia importante della gara. Mamma mia quanto pesa questa palla adesso, quanto è importante questo gol per il morale. Il Cologne adesso è veramente con il molare alle stelle e il Cassano si innervosisce. Cassano nervoso, si è sentito probabilmente defraudato da questa mancanza di fischio per fallo che voleva Fantinato in attacco, e purtroppo rimedia 2 minuti e adesso ulteriore difficoltà.
Due minuti arrivati per Milanovic. Milanovic che si innervosisce. Attacco ora con l'extra player per il Cassano Magnago che è sotto di un gol. 24-23 con un 2-0 di parziale. Il Cologne ha riportato il punteggio dalla propria parte. Ci ha provato con una giocata personale, con un 1 contro 1. Alessio Moretti che è stato fermato però in maniera fallosa. Bassanesi ora fa girare il pallone. Gioca lui in posizione centrale con Milanovic che è appunto sanzionato con un 2 minuti e perciò costretto a seguire i compagni dalla panchina. La palla proprio per Bassanese, chiama palla Dorio sulla linea, non viene visto dai compagni. Attenzione a Fantinato ora con un incrocio per Bassanese che però non riesce. Bobicic sta facendo un grande lavoro, Marco Bobicic instancabile sulla linea dei 6 metri. Attenzione a Bassanese però che ora ha lo spazio e conclude con troppa fretta, pallone che batte sul palo, si mangia un gol fatto. Eh sì, gol fatto, e diciamo che Tiago è stato baciato dalla fortuna perché per due volte i pali lo salvano a portiere battuto. Sfortunato il Cassano con Bassanese al momento del tiro. Soldi, il tiro e la gran rete di Federico Mazza, cambio di direzione, va lui! Che gol di Mazza, ma quanto è importante, quanto scotta adesso questo pallone, è un macigno nelle mani del Cassano. E a questo punto sì, sotto di due con 53 minuti giocati, questa è una palla importante perché dare a questo punto della partita un'ulteriore chance al Cologne di fuggire via potrebbe risultare non letale ma comunque pesante. Lo sa bene Davide Kolec che a questo punto della gara chiama il secondo time out della ripresa, il secondo time out a sua disposizione. Andiamo ad ascoltarlo. Di Mala sinistra, Moretti centrale, terzino sinistro, centrale Bax, terzino destro Fantinato e pivot va Dorio. Ascoltami, non abbiamo più il cambio perché stanno facendo la seconda fase. Vedete come c'entrano tutto il tempo, quante palle. Perché avevamo un ritardo, colpa mia, ok? Adesso ascoltami, in attacco facciamo una cosa, allarghiamo per Fantinato, mettiamo blu sinistra, mettiti lì, allarghiamo bene, Fanti, dobbiamo fare un gol lì, ok? Non mi interessa, non mi è prevenuto, guarda bene la situazione e fai quello che vuoi, va bene? Ehi, raga, ascoltami, 6 minuti, qua vince solo chi ha carattere. Dai, noi vinciamo! Cassano! 7 secondi! Ma bello, ha tutto il carattere del Cassano. Vuole Dorio pivot, vuole il gol di Fantinato, vuole maggiore attenzione in difesa. E quindi questa è la sua chiave di lettura in questo momento. Grande determinazione, cerca di trasmettere tutta la sua energia e la sua voglia di vincere, non ci sta a perdere, ancora 6 minuti e mezzo per cercare di ribaltare il risultato. Penso che il messaggio tanto semplice quanto chiaro sia stato: abbiamo bisogno di un gol adesso, perché sì, è un momento veramente importante della partita, sotto di due, a 6 e mezzo dalla fine. Il Cassano Magnago ha assolutamente bisogno di segnare. Si è lamentato perché le traiettorie del Cologne andavano tutte verso il centro e il Cologne ha avuto vita facile sia con Soldi che con Mazza, sì, prima Bassanese, la palla per Fantinato e ci pensa Thiab però a chiudere la porta e questo è l'errore che Kolec non voleva, l'errore che invece si auspicava naturalmente Filiberto Kocuc, perché il suo Cologne ha in mano una palla che vale oro, il possibile più 3 a 5 minuti poco più dalla fine della gara. Sì, a Fantinato gli era stato chiesto fai come vuoi, basta che fai gol, ma purtroppo non ci è riuscito. Chiave gli nega la gioia del gol. Arriva Soldi da lontano, assolutamente imparabile per Ilic, ma Soldi è completamente in transagonistica. Transagonistico, stacca dai 10 metri in velocità. E prova a entrare in quella stessa trance Alessio Moretti perché il Cassano Magnago ha bisogno di lui, vuole anche una parata di Ilic. Alessio Moretti arriva il 26-24 per tornare sotto di due per la formazione ospite. Continua la turnazione in porta, adesso Ilic li ha cambiati per ben due volte tutti e tre, probabilmente non gli danno l'apporto che cerca il mister Kolec. C'è il taglio di Bobicic come doppio pivot, Cantore, ma c'è un fallo, 9 metri, si sbraccia, è quasi in campo Kolec di fatto.
il tiro di Bobičić, questa è una parata importante ma è altrettanto importante, preziosissimo, il gol da parte di Davide Lancini che raccoglie in volo il pallone e va a segnare. Attenzione ancora ad Alessio Moretti per la pronta risposta, nuovamente non del Cassano Magnago, la pronta risposta è di Moretti per due volte. Sì, non ci sta, palla a lui e sta cercando di buttare il cuore oltre l'ostacolo, le ultime energie rimaste, sta grattando il fondo del barile, però sta tenendo lui in vita il Cassano in questo momento. Ossigeno puro, queste reti di Alessio Moretti per il Cassano Magnago, ma bisogna difendersi da questi attacchi lucidi, estremamente lucidi in questa fase finale della partita da parte del Metelli Cologne. Si prende un fallo. È un grosso rischio, si prende anche Fantinato. Bravissimo Bobičić a rallentare l'azione. 4-0-5 al fischio di chiusura. 27 per il Cologne, 25 per il Cassano Magnago. 9 metri con Lancini che serve Bobičić, è praticamente tenuto fuori dai giochi Mazza dalla marcatura uomo di Bassanese. Bobičić, lo scarico per Cantore che ha spazio, Cantore palla sul palo e la raccoglie Moretti, il tocco di Ilić è stato provvidenziale tra i pali. Moretti alza la testa, vede Fantinato che poi va in palleggio in uno contro uno e si prende saggiamente un fallo perché era chiusa la linea di passaggio su Moretti. Sì, adesso Moretti si risposta in posizione di terzino sinistro. Si scalda il pubblico. È rimasto in campo Bassanese come centrale, non è più rientrato Milanovic, va come doppio pivot proprio Stefano Bassanese. Attenzione al tiro di Marco Fantinato, un gol spettacolare, pallone all'incrocio imparabile, 27-26. Non è ancora troppo tardi per fare quello che gli aveva chiesto in precedenza Kolec. Ci riesce adesso, un tiro straordinario sul palo lungo, fortissimo, preciso, e tiene ancora attaccato lì alla partita il Cassano, meno uno. Altra boccata d'aria pura per il Cassano Magnago, ma anche questo è un gran gol, anche questa è una grande giocata. Dall'altra parte Federico Mazza per il tiro in appoggio nel rallenti, non chiude, 28-26. Non chiude Dorian, non chiude la difesa, troppo spazio, vede la luce e Mazza scaglia questo missile dai 9 metri, imprendibile per Ilić. 2:35 da giocare. Bassanese per Moretti che riesce a liberare il pallone, arriva in corsa Marco Fantinato con un'azione. Parlavi di coniglio e di cilindro, questo è il secondo coniglio dal cilindro proprio Fantinato. 28-27, emozioni a gogo a Cologne. Cambio di posizione, la palla ce l'ha nelle mani Soldi, sempre con Mazza marcato a uomo. Bobičić, poi nuovamente Soldi in uno contro uno, resta senza soluzioni, inventa qualcosa in aria, riesce a liberare la palla per Bobičić, poi c'è il cambio di possesso, ha recuperato palla il Cassano Magnago, errore di lancio da parte di Moretti, non c'è stata intesa, la palla era a metà tra Bortoli e Gallazzi, c'è il gioco fermo perché c'è un giocatore a terra. Si tratta di Cantore per il Cologne. Che errore però di Moretti stavolta. Eh sì, mani in testa per lui, si dispera. Questa palla era troppo importante per la sua squadra. Benissimo fino a questo momento. Quanto pesa questo errore? Aveva tutta la possibilità di far respirare, comunque di non rinunciare all'azione veloce. Un po' troppa fretta. Ha visto due compagni e non è riuscito a scegliere, esatto, quello giusto. 1:40 con Cantore sempre a terra, rimasto bocca dello stomaco, dolorante, sì, dopo uno scontro di gioco che aveva propiziato poi il contropiede gettato al vento da Moretti. Cantore sfortunato in precedenza sul tiro preso il palo, complice la deviazione di Ilić. Belle giocate, bella virgola nel corso del primo tempo messa a referto da questo giocatore classe 97 di origini argentine, scorso anno a Noci, ma anche qualche errore non ce la fa e deve lasciare il campo. Entra Mercandelli
in una fase così importante della partita, meglio un Mercandelli sano che un Cantore a mezzo servizio. A mezzo servizio. Bobičić. Soldi. Poi la palla gestita da Mazza, nuovamente Soldi che la butta sulla linea, Lancini lotta per il pallone, lo riconquista il Cassano Magnago, Fantinato alza la testa, attenzione a Doro che rischia qualcosa. C'è stato un fallo. Voleva lo sfondamento. Barbariga ancora sta protestando, voleva lo sfondamento. Con il gioco fermo 1-14. Dorio aveva la spalla avanti, al limite, per ravvisare questo fallo d'attacco. Gli arbitri optano per palla al Cassano. Con il pallone nelle mani di Moretti. Giro di palla con nuovamente Fantinato, è arrivato il tentativo al tiro, braccio alzato alla segnalazione di passivo. Adesso è importante questo schema su punizione, 50 secondi da giocare, attenzione al tiro, e arriva il gol da parte di Alessio Moretti, è il gol del pareggio, 28-28 con 38 secondi da giocare e il pallone ce l'ha. Ci avrei scommesso che Alessio Moretti provava un tiro da lì, probabilmente la difesa del Cologno si è fatta trovare un po' impreparata, mani basse. Time out, andiamo da Kocuca. Andrea centrale, Marco terzino sinistro. Guarda, Andrea centrale, Marco terzino sinistro. Facciamo due giri di palla e cominciamo 20 secondi alla fine attacco. Se riusciamo a tirare tiriamo solo ultimi 10 secondi, ok? In attacco adesso facciamo pugno finta, due giri di palla, pugno finta a destra per Daniele, però molto più convinto, vieni più veloce dietro, così, però più convinto, stai molto vicino al difensore. E fino alla fine, fino a 6 metri, se tira uno, apri subito il ritorno, però due giri di palla e ritorniamo. Se battono rimessa, Daniele sono aspetta ma Moretti, apri 7-5, tu sei terzo, tu sei secondo, tu sei secondo. È chiaro, però è importante segnare gol. Time out da manuale per Kocuca, due giri di palla, croci, doppio incrocio, tirare solamente negli ultimi 10 secondi, quando qualcuno tira gli altri subito ripiegamento in difesa, questo è quello che chiede mister Filiberto Kocuca. Questo attacco può valere una partita. A 36 secondi dalla... Matteo, quanto pesa questa palla? Questa come un macigno, ben oltre il peso regolamentare. Bobičić. Il pallone ora gestito da Foglia. 20 secondi. Soldi. Prova a buttarsi nello spazio. Attenzione a Bobičić che va dentro. Il tiro di Bobičić. Tiro dai 7 metri. Tiro dai 7 metri per il Cologne. Tiro dai 7 metri e 2 minuti per Marco Fantinato. A 9 secondi dalla fine della partita. È una palla d'oro per il Cologne. Nonostante l'intervento di Ilić, credo che questo sia sacrosanto, questo rigore. Bobičić voleva entrare con la palla in porta, cerca quel contatto e l'ha trovato. Pallone nelle mani a Soldi. Soldi contro Ilić, è un duello che può valere la partita. E il gol da parte di Daniele Soldi che va a segnare, attenzione ora all'opportunità per il Cassano Magnago, il tiro di Moretti, alto, alto, vince il Cologne, 29-28, un finale di partita incredibile al Palasport di Cologne, il Metelli Cologne vince il derby lombardo contro il Cassano Magnago, una partita splendida Pierluigi. Contro il Cassano Magnago, contro i pronostici, questo è il derby, sapevamo che saremmo potuti arrivare fino all'ultimo secondo, ma che spettacolo, che partita, che agonismo.
Quanta festa in casa Colonia questa sera. Andava contro i pronostici, giocava in casa tra le mura amiche, però uno spettacolo incredibile. Decide un tiro dai 7 metri di Soldi che batte Ilic, e con questo gol il Cassano Magnago viene superato sul 29-28, vittoria al Metelli Cologne che sale così a quota 6 punti nella classifica del campionato di Serie A1 maschile, raggiungendo proprio il Cassano Magnago dietro a Bolzano Conversano e al Trieste, davanti a Bressanone e Bressano. Pierluigi, grazie per essere stato con noi, ci ritroviamo a Fondi, altro derby, Fondi contro Gaeta la settimana prossima. Ciao Matteo, ciao a tutti, e anche questa sera derby sinonimo di spettacolo assoluto. Un ringraziamento anche a Filippo Lancini che ci ha assistito nella fase delle statistiche. Dal Palasport di Cologne è tutto, da Matteo Aldamonte grazie per averci seguito, buon proseguimento con i programmi di Sport Italia e buona pallamano a tutti, alla prossima. Ciao.